Buongiorno, bentrovati. Dedichiamo questa puntata speciale di Buongiorno Economia all'allarme terrorismo, naturalmente prendendo lo spunto, l'avvio da quanto successo in Francia. Le azioni di questo terrorismo che ha colpito la Francia hanno un comune denominatore, quello dell'antisemitismo. Le autorità francesi negli anni scorsi hanno sottovalutato la minaccia antisemita. Non amo, diciamo, questo concetto di pensare che sempre l'obiettivo è Israele. L'obiettivo è trasversale, tutti possiamo finire in questo triste problema, possiamo avere dei morti, ci possono essere danni laterali, collaterali. Il problema è generico, vedo più un problema con i paesi occidentali, so, è vero che non c'è una contrapposizione, però di fatto è così. In diretta da Parigi, Elisa Marengo, una collega giornalista che vive in Francia da diversi anni, che vive proprio nella capitale francese. Ciao Elisa. Buongiorno Elisa, Ciao, buongiorno a tutti. buongiorno. Ecco, ci siamo sentite insomma nei giorni scorsi a caldo, ci hai raccontato un po' cosa stava succedendo. Ora cosa succede a Parigi? Vedi un principio di ritorno alla normalità? Si parla ancora molto di quanto successo, immagino. Certo, allora quel che vedo è una nazione unita nel dolore, nel lutto, ma con un grande senso, un profondo senso di appartenenza al proprio paese. Mi chiedo, quali sono i messaggi che vengono veicolati, nelle moschee? La moschea in quanto tale, per il terrorista non è il luogo in cui andare a progettare un attentato sicuramente. Questi terroristi vengono formati, se così si può dire, vengono reclutati su spazi che non sono quelli dei centri islamici, delle moschee, credo. Sono spazi virtuali, spazi non quelli della comunità Non luoghi sicuramente, fisici della non luoghi comunità. fisici della comunità. Nessuna minaccia terroristica, nessun attacco terroristico metterà in crisi né i nostri valori, né le nostre civiltà, né le nostre nazioni. Il terrorismo si può battere, ma non rischiamo di essere battuti dal terrore. Questa è la vera sfida culturale che dobbiamo vincere. Io lo condivido e aggiungo anche che lui diceva che i terroristi non vinceranno mai la nostra civiltà, i nostri valori e cose, ma possono vincerlo nella nostra reazione a questo terrorismo. La nostra reazione può anche essere un massacro ai nostri principi. Quando dopo l'11 settembre sono approvate delle leggi negli Stati Uniti che hanno limitato la libertà, quindi lì si faceva il gioco dei terroristi alla fine. Quindi io credo che la risposta più grande è individuare il nemico. Il nemico non è la comunità musulmana, il nemico non sono i musulmani, i musulmani sono gli alleati contro questo nemico comune. La risposta sta anche in una revisione della politica estera a livello dell'Unione Europea, credo gli Stati Uniti abbiano degli interessi che sono secolari, non è che possiamo parlare, però a livello dell'Unione Europea deve avere una politica estera autonoma, una politica estera che rispecchi i suoi valori, non una politica estera che sia seguace, diciamo, cieca di quella americana, una politica estera che cerca di facilitare quell'evoluzione all'interno del mondo musulmano e non di contrastarla. Da qui anche in riferimento all'ospite che parlava di Sisi, Sisi che chiede una rivoluzione culturale all'interno dell'Islam, ma credo che un criminale che ha commesso un atto, credo che sia un crimine contro l'umanità, ammazzare in una piazza, credo, un migliaio di persone, se non di più. Aspettarsi da lui una riforma dell'Islam, mi sa che abbiamo sbagliato soggetto, abbiamo sbagliato alleato. Grazie, Omar. Io vado più sul tecnico, nel senso che combattere il terrorismo devono essere delle azioni coordinate, sicuramente fatte dai servizi di intelligence, non dalla polizia giudiziaria. Da un punto di vista tecnico, la polizia giudiziaria deve intervenire quando è già successo qualcosa, i servizi di intelligence devono prevenire quello che succede. Risultato banale, qua chiudo, vi faccio riflettere, oggi a mezzogiorno è partita la portaerei francese, la Charles de Gaulle, per intervenire in azioni mirate contro lo Stato islamico. Quindi, da una reazione c'è sempre una reazione uguale e contraria, se non spropositata. Attività tecnica di intelligence e impegno di tutti quanti per cercare di debellare questa problematica per la nostra salvezza e per la salvezza di tutte le persone di buona volontà. Grazie, grazie a Vittone, Baia e a Paolo De Alberti.
e anche agli ospiti che abbiamo avuto in collegamento. Io vi ricordo che, anzi vi segnalo che la prossima settimana le regole del gioco sarà dedicata a tutt'altro tema, ossia gli scenari che si aprono con le dimissioni di Giorgio Napolitano, quindi a vedere chi potrebbero essere i candidati e cosa succederà agli equilibri politici sempre abbastanza instabili del nostro paese. E vi aspettiamo come sempre mercoledì, l'orario torna a quello consueto, ossia la prima messa in onda alle 8, poi le repliche durante la giornata. Come sempre vi ricordo che potete vedere Buongiorno Economia anche sul nostro sito, reteconomia.it, sia in diretta che on demand.